Ah, figurati, ci mancherebbe. Artyom, non ti ho ancora ringraziato per avermi tirato fuori da quella specie di sottotitolo. Artyom, stai andando al terminal. Lì potresti incontrare Duke. Ha allestito un punto di osservazione in un vagone vicino al ponte. Fatti fare un resoconto sulla situazione prima di entrare. E un'altra cosa. Vedi quella torre sulla destra? C'è qualcuno. Ehi là, ciao fratello di sangue. Non mi avevi visto, eh? Neanche gli altri mi vedono, ormai faccio parte del paesaggio. So che devi andare al terminal per la motrice. Ti spiego un paio di cose. Si può accedere al terminal solo per acqua. Per fortuna c'è un pontile con una barra. L'hanno lasciato i fanatici. Dentro ci sono dei mutanti metà umani e metà animali, o almeno così sembra. Vedi quel distributore? È un nascondiglio dei banditi. Tendono imboscate ai fanatici. Quei tizi sembrano attratti dal terminal come le mosche dallo sterco. Da quando sono di guardia, i banditi ne hanno presi tre. Guarda quell'edificio laggiù. I banditi ci tengono i prigionieri per chiedere un riscatto. Ma di sicuro ci vanno giù pesante con quei poveracci. Ho chiesto tre volte al colonnello il permesso di entrare. Ma non vuole. Capisco il perché. Ma abbiamo sempre difeso la gente comune da farabutti come questi. Faccio fatica a starmene con le mani in mano. Ma d'altronde, vedi quelle rovine? Anche lì c'è un accampamento di banditi. Hanno dei cecchini. Ho visto il riflesso di almeno un miripo sul tetto. Ti consiglio di attaccare lo scoperto. Sul ponte non può entrare o uscire nessuno. E i loro uomini armati non si fanno mai vedere. Aspettano che siamo noi ad attaccare. Quindi non vale la pena preoccuparsi di loro adesso. Scegli tu quando preferisci muoverti, ma è più facile evitare i banditi quando è buio. Bene, io torno alla mia postazione.
minaccia. Gente, è qui! Gente, mi sa che c'è qualcosa. Coprite, ragazzi! Devo ricaricare! Hai vinto tu, amico.
Thank you.
Thank you.
Yeah.